Il binomio Artificial Intelligence e Internet of Things sta creando dei nuovi use case e nuovi modi di trovare informazioni dai dati. Questi possono partire dalla capacità che abbiamo di analizzare le immagini di un attack e comprendere o meno se ci sono dei problemi per il paziente come cancro o altre malformazioni che devono essere curate. Possiamo usare sempre i dati anche per, nell'ambito della fabbrica digitale, per capire se all'interno delle nostre equipment ci sono dei problemi, cioè possiamo avere dei componenti che andranno a rompersi nel breve periodo e sostituirli prima che ciò accada, aumentando di gran lunga le capacità di produzione delle nostre fabbriche. Possiamo altresì usare questi dati nell'ambito della guida autonoma per comprendere e per permettere alle auto di guidarsi da sole, ma anche per capire gli stili di guida, per capire come si sta comportando il guidatore e in questo modo prevenire eventuali problemi come stanchezza o anche problemi di ubriachezza. Tutto questo con SAS lo stiamo realizzando grazie alle nostre tecnologie di streaming in tempo reale e alle nostre capacità della nostra piattaforma analitica.